Abituati alle differenze, ogni scorcio del nostro lago è diverso dall'altro. Ogni paesaggio delle nostre montagne è unico ed inimitabile. Lecco FM è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. Lecco FM Visual Radio Station, la radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di Lecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di Lecco FM News, le notizie di Lecco FM. Apriamo il giornale con la cronaca. Lui posteggia male l'auto, impedisce la salita al marciapiede, il ragazzo disabile blocca la vettura per ore. È successo oggi a Lecco in piazza Manzoni di fianco all'edicola. Noi abbiamo documentato l'intera vicenda con una video intervista che trovate sul nostro sito www.leccofm.it e sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo intervistato Ivan, il ragazzo in carrozzina che si è reso protagonista di questa protesta non violenta per rispetto dei diritti suoi e di tutte le persone disabili, una testimonianza di come la battaglia alle barriere architettoniche deve essere accompagnata da una battaglia per la civiltà. Capitolo scuole. Stoppani e Battisti aggiudicati i lavori degli edifici scolastici di Germanedo e Acquate. Aggiudicata, come dicevamo, la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado Antonio Stoppani di Germanedo, bandita il 26 giugno scorso. Le opere da seguire riguardano in gran parte il rinnovo degli elementi di finitura interna. Nelle aule è previsto il completo rifacimento dei servizi, compresa la parte di impiantistica, il parziale rifacimento delle reti impiantistiche idrico-sanitarie ed elettriche con l'integrazione di una dotazione presente e della sostituzione delle porte di accesso alle aule ed eseguiti i lavori relativi all'adeguamento dell'intera struttura. È previsto anche il rinnovo delle porte, dicevamo, tagliafuoco e di alcuni serramenti metallici esterni dei corridoi della palestra e della cucina, mentre gli elementi metallici esterni, come parapetti, le scale, terrazzi, la scala di sicurezza sul retro, saranno ridipinti con una sostituzione degli elementi danneggiati. Sarà infine rinnovata la pavimentazione della terrazza al piano rialzato e quella all'interno del cortile. Dopo l'assegnazione della gara d'appalto per la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Ghislanzoni, abbiamo aggiudicato anche i lavori impiantistici della scuola Antonio Stoppani di Germanedo e il riadeguamento generale delle scuole Cesare Battisti di Acquate, commenta l'assessore ai lavori pubblici e al patrimonio Corrado Valsecchi. E torniamo al restringimento ad una sola corsia dell'uscita della Galleria del Barro sulla SS36 in direzione Lecco. Il motivo di tale restringimento, come raccontato, è la sistemazione dei giunti sul terzo ponte che i tecnici di ANAS stanno portando avanti sul ponte della statale. I lavori dovrebbero terminare proprio questa sera, giovedì 1 agosto, fanno sapere da ANAS. Pesanti i disagi in queste giornate per il traffico. È estate, tempo di stare all'aperto, una passeggiata in montagna, un giro nei boschi per cercare funghi o castagne, una visita alla fattoria, attività piacevoli da soli o in famiglia, ma se la zecca ti becca, cosa fare? Sul nostro sito le indicazioni e i consigli di ATS Brianza per far fronte al problema zecche. In chiusura, lo sport. L'atleta della canottieri Lecco, Kojo Kopka, si è qualificato agli europei di paracanoa, che si svolgeranno in Ungheria dal 21 al 25 di agosto. Gara che per l'atleta, più volte campione italiano di specialità, potrebbe essere anche il pass olimpico. Infatti, i sei migliori tempi accederanno direttamente alle Olimpiadi targate Tokyo 2020. Noi abbiamo intervistato proprio oggi l'atleta della canottieri Lecco, trovate la nostra intervista sempre sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. E continuate a seguire Lecco FM in diretta e sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News. L'informazione di Lecco FM.